Prendimi con The News, io sono Alice Ceccarini, sentiamo insieme il sommario di oggi. Oi Paen, emergenza cure cuccioli. Essere animali, gli allevamenti biologici sono... Io Valentina De Nucci, ecco la nuova edizione di Prendimi con The News. Bentornati nella rubrica Educazione. Io sono Manuela Pintore, consulente della relazione felina. Benvenuti al nuovo appuntamento con la rubrica Virus. Ed ora siamo giunti al nostro angolo social. Love, messaggio dalla ricercatrice Susanna Penco. OIPA, la storia della cagnolina Camilla. Essere animali, vinta la battaglia contro la vendita di foie gras. E bentrovati in questa nuova edizione di Prendimi con The News, il notiziario sugli animali e sull'ambiente. Iniziamo con la prima notizia. Le aziende farmaceutiche hanno realizzato un vaccino in tempi record, facendo ricorso a tecnologie innovative e riducendo i test sugli animali. Il vaccino è sicuro ed efficace anche sulle persone. Ora noi abbiamo bisogno di lasciarci alle spalle la sperimentazione animale e procedere alla cura e alla prevenzione delle malattie con metodi alternativi e con la ricerca scientifica. A tal proposito, ascoltiamo il messaggio di Susanna Tenco, ricercatrice e biologa dell'Università di Genova. Vediamo insieme il servizio di Love. Da questa lotta alla pandemia possiamo imparare un'importante lezione. Le aziende farmaceutiche hanno realizzato un vaccino in tempi rapidissimi, mai immaginati prima, facendo ricorso a tecnologie innovative e riducendo i test sugli animali. Eppure il vaccino è stato dichiarato ugualmente efficace e sicuro per le persone. Ecco la lezione: perché la scienza faccia progressi, non servono i test su animali. Servono investimenti, nuove tecnologie, l'esperienza clinica sull'uomo, oltre che tanta determinazione e volontà, quella dei cittadini, della comunità scientifica e anche dei decisori politici. Oggi, per non tornare come prima, abbiamo bisogno di lasciarci alle spalle la sperimentazione animale e investire concretamente nella prevenzione delle malattie, nei metodi alternativi e nella ricerca scientifica, quella basata sull'uomo per l'uomo. Sono Susanna Penco, biologa e ricercatrice, e ho firmato il manifesto Love, non torniamo come prima. Fallo anche tu. Grazie. Camilla è una meravigliosa cagnolina che era stata investita da un'auto ed era stata salvata dagli angeli blu dell'OIPA quando aveva solo 5 anni. È stata operata e ha passato un lungo periodo di cure e riabilitazione. Adesso cammina con il carrellino, ma è lo stesso felice di godersi la vita nonostante la sua disabilità. OIPA cerca qualcuno che la adotti a distanza, ma conosciamola insieme. Io sono io. Cosa fa? Cosa c'è?
Adesso vi raccontiamo la storia di un pastore tedesco di circa 9 anni, Lupo. È stato trovato esanime nell'erba dopo lunghe ore di ricerca. Lupo era un cane randagio e veniva nutrito dalle persone di un piccolo paesino in provincia di Palermo. Non si sa bene che cosa sia successo, probabilmente è stato investito da un'auto. È stato difficilissimo portarlo in clinica a causa del forte dolore che sentiva alla zampa. Lupo cercava di mordere tutte le persone che volevano aiutarlo. Appena si stabilizzerà la sua situazione, Lupo dovrà essere operato chirurgicamente. Aiutiamo OIPA a curare questo gigante buono. Ciao Lupo! Ciao! Che ti avevo chiamato pastorino, invece sei Lupo. Facciamo vedere questa zampa gigante. Ciao Bubo. Sirio è un cucciolo cieco che è stato salvato dai volontari dell'OIPA di Marsala quando aveva soltanto un mese e mezzo e vagava disperato per le campagne. Ma una speranza per Sirio di recuperare la vista c'è. Dopo le analisi e la visita oculistica è stato riscontrato che a provocare la cecità è un batterio e con delle terapie mirate Sirio potrebbe tornare a vedere il mondo a colori. Ogni vostro contributo è fondamentale per sostenere le sue cure. Conosciamolo insieme. Vieni! Bravo! Che c'è? Vieni! Che c'è? Dove vai? A cercare il cane cattivo. Con la campagna hashtag Via dagli Scaffali, l'associazione Essere Animali ha raggiunto un risultato storico. Quasi 13.000 supermercati appartenenti alle principali catene della grande distribuzione organizzata ha scelto di non vendere più il foie gras. Grazie alle pressioni online e alle proteste dentro e fuori i punti vendita, la campagna è stata vinta. Questo ci dice che insieme possiamo costruire davvero un mondo migliore per tutti gli animali. A voi il servizio. Ciao, sono qui per raccontarvi del grande successo della campagna Via dagli Scaffali, nata per fermare la vendita di foie gras nei supermercati italiani. Grazie alla partecipazione di tutti e tutte voi abbiamo raggiunto un risultato straordinario. 12.800 punti vendita delle 13 insegne nazionali hanno scelto di non vendere più questo prodotto crudele. Abbiamo lanciato la campagna Via dagli Scaffali nel 2015, dopo che il nostro team investigativo ha filmato in alcuni allevamenti francesi quello che si nasconde dietro la produzione del foie gras. Il foie gras è il fegato grasso di anatre oche ottenuto attraverso l'alimentazione forzata degli animali, detta gavage, che fa ammalare il loro fegato e lo rende anche 10 volte più grande del normale. Questa pratica è stata definita nociva per il benessere degli animali dal Comitato Scientifico Veterinario dell'Unione Europea e per questo è stata vietata in tutti i paesi dell'Unione, Italia compresa. Nonostante ciò, è rimasta comunque consentita nei paesi dove l'alimentazione forzata è considerata pratica corrente: Francia, Bulgaria, Spagna, Ungheria e Belgio. Da qui il foie gras viene poi esportato in tutta Europa e in tutto il mondo. In questi ultimi anni molti stati e città extraeuropee hanno vietato non solo la produzione, ma anche l'importazione e la vendita di questo prodotto.
Dopo la diffusione della nostra indagine, abbiamo preso subito contatti con le maggiori insegne della grande distribuzione, chiedendo di togliere questo prodotto crudele dai loro punti vendita. Grazie alla vostra partecipazione abbiamo fatto pressione attraverso una petizione e numerose azioni di protesta online, oltre che con manifestazioni dimostrative fuori e dentro i punti vendita. La campagna Via dagli Scaffali ha trovato spazio sui principali quotidiani e TV nazionali ed ha avuto anche il sostegno dell'attrice e conduttrice televisiva Daniela Poggi e dello chef stellato Pietro Lehmann. Ci siamo fatti sentire e non ci siamo mai scoraggiati e insieme abbiamo raggiunto l'obiettivo. Tutte le principali insegne hanno accolto il nostro appello. Oggi possiamo ritenere il foie gras praticamente assente dai supermercati italiani. Questo importante successo è la prova che l'attivismo porta risultati concreti. Se anche tu vuoi fare la differenza insieme a noi, iscriviti al nostro Action Center e partecipa alle azioni online in difesa degli animali. E adesso continuiamo il nostro notiziario con la prima delle nostre rubriche, la rubrica adozioni dedicata interamente ai nostri amici a quattro zampe meno fortunati. In questo spazio noi pubblichiamo gli appelli di voi telespettatori, delle associazioni e dei canili italiani. Vi chiediamo pertanto la massima partecipazione e la diffusione dei nostri appelli e per chi fosse interessato ad adottare vi chiediamo di contattare la nostra redazione al numero WhatsApp 351 1755 144. Vediamo insieme gli appelli di oggi. Questo bellissimo cucciolo di soli 3 mesi cerca urgentemente adozione. È provvisto di microchip, è vaccinato e sverminato. È una futura taglia medio-piccola. Si trova ad Acquaviva delle Fonti, ma può raggiungere tutto il centro Nord Italia. Aki è un bellissimo cane di razza. È vittima di una mala gestione del vecchio proprietario, infatti è una rinuncia di proprietà. Ha fatto ingresso in canile nel 2018 ed è molto giovane, non è mai uscito da quel box, quindi vi preghiamo di contattarci per adottarlo. Rafi è un maschio, presumibilmente nato nel 2017. È vaccinato, microchippato, castrato e il test dell'Enrique e la Leishmania sono risultati negativi. È una taglia media contenuta, circa 18 kg. Ha uno stato di salute ottimo, ha un buon carattere perché è allegro, curioso, affettuoso e coccolone ed è il compagno perfetto per chi desidera un cane. Apprende con facilità ed ha un'immensa voglia di esplorare il mondo al di fuori dell'oasi. È il cane ideale per tutti, socievoli con i suoi simili, aspetta solo la sua occasione, molto protettivo con le persone. Questa meraviglia si chiama Liz. Era stata data in preaffido, ma gli adottanti hanno cambiato idea. È una futura taglia medio-piccola e la sua mamma pesa circa 9 kg. È veramente bella e dolcissima. Quindi cosa aspettate a contattarci? Ciao, il mio nome è Macchia. Sono una giovane splendida micia sterilizzata, FIV e FELV negativa. Sono simpaticissima e molto affettuosa. Ti aspetto al gattile di Ro e se mi piaci potrei anche decidere di lasciare le zie e venire con te. E ora l'associazione LNDC ci racconta di Birba, una cagnolina di 10 anni che ha avuto un passato veramente difficile. Vediamo insieme il servizio.
Ed è arrivato il momento più atteso dai nostri telespettatori, la rubrica hashtag Io guardo prendimi con te news, dove pubblichiamo tutte le foto che ci avete mandato la scorsa settimana. E adesso vi lasciamo un momento per prendere il telefonino, fare una foto al vostro amico a quattro zampe e fare una foto al vostro televisore, perché ci piace sapere che siete in tanti a seguirci, e inviatecela al numero WhatsApp 351 1755 144. Le aspettiamo. Vediamo insieme le foto di oggi. Per chi volesse approfondire e continuare a seguirci, può farlo sui nostri social. E ricordiamo a tutti voi che ci trovate su Facebook alla pagina Prendimi con te News, in cui trovate tutte le notizie di cronaca e le curiosità che riguardano i nostri amici animali. Per rimanere sempre aggiornati e per rivedere in qualsiasi momento tutte le nostre edizioni passate, basta quindi mettere un semplice like. Seguiteci anche su Instagram con il nickname Prendimi con te TV, e anche lì troverete tante simpatiche foto sul meraviglioso mondo degli animali. Vi ricordiamo inoltre che la nostra redazione risponde a tutte le vostre domande al numero WhatsApp 351 1755 144. E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e vi aspettiamo nella prossima edizione di Prendimi con te News con tantissime notizie interessanti sul mondo animale. Un caro saluto da Florinda.